Ho finalmente, ragazzi, ricominciato a pedalare dopo circa un mese di completa inattività, tra vacanze, poca voglia di pedalare, pochi stimoli. Sono stato fermo per circa un mese, ma adesso ho riniziato. Oggi è la seconda uscita che faccio e voglio cogliere l'occasione per raccontarvi un po' quali sono le impressioni quando si ricomincia a pedalare dopo un lungo tempo e vorrei anche darvi qualche consiglio per riprendere al meglio l'attività e per continuare nel migliore dei modi la stagione. Quindi cominciamo subito. Le prime impressioni che si hanno quando si risale in sella e si ricomincia a pedalare sono quelle di trovarsi innanzitutto su una bici differente, come se in quel mese che è stata ferma in garage qualcuno sia entrato nel nostro garage e abbia cambiato magari altezza sella, attacco e cose varie. Sembra appunto di stare su una bici differente. Questo perché il nostro corpo, stando fermo, non, appunto, non facendo attività, ha subito delle variazioni sicuramente nella lunghezza dei muscoli, nei tendini, ha perso un po' di flessibilità e quindi è normale trovarsi su una bici che magari sembra differente, magari anche più lunga, con la sella più alta. Quella è una sensazione normalissima. Poi ovviamente si ha mal di gambe, mal di muscoli, anche quello è inevitabile. E una cosa che si avverte e che anche si vede, si misura, è un aumento della frequenza cardiaca a parità di sforzo, dovuto appunto al nostro cuore che ha bisogno di battere più velocemente per consentire il giusto apporto di sangue e quindi di ossigeno ai muscoli, e ovviamente una potenza minore. Se uno ha un misuratore di potenza si accorge che per mantenere le stesse watt, oltre ad avere una frequenza cardiaca maggiore, deve fare anche ovviamente più sforzo. Un'altra cosa è anche un maggior bisogno di reintegrare, infatti si tende a mangiare di più quando si è in bici perché appunto si hanno meno energia in corpo, le scorte di glicogeno sono minori e quindi si ha più fame. Come potete capire sono tutte sensazioni negative, c'è anche una maggiore sensazione di dolore al soprasella, sono tutte sensazioni inevitabili che appunto si hanno dopo un lungo periodo di inattività. Però voglio darvi dei consigli per far fronte a tutte queste cose, diciamo, più spiacevoli. Innanzitutto, non vi fate prendere dal panico che nel sentire la posizione in bici differente e scomoda, cioè non, dopo una o due uscite non vi mettete subito a cambiare l'altezza sella, a cambiare attacco manubrio, abbassare, alzare. Datevi un po' di tempo perché sicuramente dopo qualche uscita il fisico si riabitua a quella posizione e se stavate bene prima sicuramente starete bene anche dopo, quindi non fate cambiamenti in fretta e furia nelle misure della vostra bici. Anche il mal di gambe, quello sicuramente dopo qualche uscita passerà. Mi raccomando, non vi concentrate subito su watt, frequenza cardiaca, lavori specifici, prendetevi almeno una decina di uscite per riprendere appunto a pedalare normalmente e poi vi concentrerete più su lavori specifici. In queste prime 10 uscite dovete concentrarvi sulla cadenza di pedalata, cercate di andare agili perché è fondamentale al giorno d'oggi andare agili, lo possiamo vedere benissimo nel mondo dei professionisti e sicuramente aiuta molto anche nel mondo amatoriale perché si risparmia molto più la muscolatura. Quindi ricominciando cercate di andare, di lavorare sull'agilità e anche sul corretto gesto della pedalata, focalizzatevi più su quello che su watt e frequenza cardiaca. Per fare ciò bisogna prediligere le uscite in solitaria perché uscire in gruppo in questo caso dovendo appunto stare attenti, non fare sforzi eccessivi, prendersela con comodo, uscire in gruppo probabilmente non è l'ipotesi migliore, anche perché ovviamente bisogna iniziare con uscite magari più brevi, a meno intensità, perché vi assicuro che riniziando un attimo esagerare, magari trovarsi a qualche chilometro da casa con le gambe in croce e poi l'uscita si trasforma da un piacere in un supplizio. Quindi prediligete le uscite in solitaria. Se poi come me siete allergici ad uscire da soli in bici, sceglietevi perlomeno un gruppo giusto, scegliete le persone giuste con cui uscire, magari con ciclisti non troppo agguerriti. Ci siamo capiti benissimo. In ultimo, non dimenticate di fare stretching quando tornate a casa, ma quello vale per tutta la stagione. Mi raccomando, fare stretching è importantissimo, aiuta moltissimo a recuperare,
a distendere la muscolatura e anche ad avere meno dolori sia di schiena che maggiormente nella parte posteriore delle cosce. Quindi concentratevi sullo stretching e anche sull'integrazione. Quando tornate, se magari siete distanti dal pranzo, anche prima di farvi la doccia, mangiatevi qualcosa, fatevi magari una borraccia di integratori, di prodotti specifici per il recupero che sicuramente vi daranno una grande mano. Io ragazzi mi sono fatto le prime due uscite. Ieri in solitaria, oggi mi sono fatto coinvolgere, sono uscito in gruppo, ma sono stato attento, quindi è andato tutto bene, per fortuna. Fatemi sapere la vostra opinione, come vi comportate voi quando iniziate a uscire in bici, magari dopo la pausa estiva, come in questo caso ho fatto io, o magari anche dopo la pausa autunnale, quindi verso ottobre-novembre. Fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a mettere un bel mi piace, ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!